Buonasera a tutti, benvenuti. È veramente un grande onore, un grande piacere essere qui questa sera. Io sono Eleonora e rappresento la libreria Rinascita di Ascoli Piceno. Vedo tanti, tanti amici, volti noti, ma anche tante persone che non ci conoscono. Noi siamo molto felici e molto onorati perché la città di Grottammare, di cui ringrazio il sindaco, ringrazio l'assessore Lorenzo Rossi, ci hanno coinvolto in un'avventura. Un'avventura che è iniziata a dicembre dell'anno scorso e che ha visto coinvolti tanti ospiti. Una rassegna dedicata alla figura di Sisto V, ma una rassegna che non voleva tanto raccontare Sisto V quanto l'humus intorno a questa figura. La cultura che si agitava attorno a questo uomo così particolare, così importante, una sorta di snodo nella storia dell'Europa. Abbiamo parlato di filosofia, abbiamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di, possiamo dirlo, geopolitica anche, con le questioni, diciamo, e le lotte tra Sisto V e la Compagnia di Gesù. E questa sera parliamo di arte. Ed è veramente un grandissimo onore che Tommaso Montanari abbia accolto questo invito che la città di Grottammare, insieme appunto alla libreria, ha voluto fargli e che sia questa sera qui con noi. Insieme al professore attraverseremo un po' il modo in cui l'arte in quegli anni sia stata centrale e come essa abbia fatto in qualche modo cambiare le sorti anche della storia, come essa fosse un qualcosa per cui tutti quanti si sentivano in dovere di essere coinvolti, di dire la loro, di combattere, di dialogare. Un momento importante. E io veramente sono molto molto grata perché non è semplice organizzare una rassegna così, su un tema che è sicuramente ampio e complesso, e non è semplice organizzarla di questi tempi. Il Covid prima, la situazione, diciamo, a livello internazionale, la guerra sicuramente non rende facile perché anche a livello emotivo e mentale ci diciamo: ma di che cosa parliamo? Che cosa stiamo facendo? Parliamo di arte, di quadri, di bellezza e c'è la guerra. Proprio per questo. C'è una frase di un autore che adesso sembra bandito, no? Perché Dostoevskij, quindi era russo, oddio, adesso non si possono più nominare. Dostoevskij diceva che la bellezza salverà il mondo. Che sembra una frase utopistica, da buonisti, no? Da vabbè, ma voi che siete radical chic. No, la bellezza salverà il mondo, perché è l'unica cosa che ci distingue la capacità di riconoscere la bellezza e di difendere la bellezza dalle altre creature viventi, è quella che ci fa riconoscere come esseri civili, come esseri umani, come esseri sociali, capaci di condividerla. Per cui veramente questa sera penso sia preziosa per tante, tante ragioni. Io vi ringrazio di essere qui, vi auguro davvero una piacevole serata e un buon ascolto e lascio la parola all'assessore alla cultura Lorenzo Rossi. Grazie davvero. Grazie Lorenzo. Buonasera a tutte e tutti, grazie di essere qui, un pubblico nutrito, del resto non avevamo dubbi. Io non siete qui per ascoltare me, ma il professor Montanari, quindi cercherò di rubarvi meno tempo possibile. Un saluto, alcuni ringraziamenti e una motivazione. Il saluto è quello del sindaco Enrico Piergallini, che purtroppo con grande rammarico non può essere con noi questo pomeriggio, per motivi personali. Però insomma ci teneva a questo saluto. Il ringraziamento va alla Libreria Rinascita, a Eleonora, ai musei civici di Grottammare coinvolti in questa avventura, c'è cioè il direttore Nazareno Cicchi con noi e all'Ufficio Cultura del Comune di Grottammare e tutto il suo staff che devo dire è sempre infaticabile nell'offerta di un servizio pubblico importante. E cosa abbiamo fatto in questi mesi? Lo accennava Eleonora. Abbiamo cercato di ricordare il cinquecentenario Sistino in una maniera un po' diversa dai soliti cliché. Sisto V è un personaggio che, lo sapete tutti, nasce con il nome di Felice Peretti il 13 di dicembre del 1521 al Paese Alto di Grottammare. Ha umili origini, è figlio di un rifugiato politico, vive i suoi primi 9 anni a Grottammare, erano scappati da Montalto e nonostante ciò fa una carriera importante dentro la Chiesa Cattolica, un cursus honorum degno di un, oggi diremmo un self-made man,
prende forse il treno giusto, che è quello dell'Inquisizione, in realtà più come guardiano, più come tribunale della coscienza, potremmo dire, come Adriano, con Adriano Prosperi, che poi come inquisitore nell'immaginario popolare, violento, eccetera, è più attento ai fenomeni culturali, e poi invece da Papa è un Papa importante per delle trasformazioni decisive. Scusate, io vado con l'accetta, ricordo soltanto qualcosa: è un risanatore dei bilanci della Chiesa. Il famoso detto meglio un morto in casa che un marchigiano fuori dalla porta, gli esattori provenivano da qui. È un uomo di, insomma, che con polso affronta la questione del banditismo nello Stato Pontificio, ma soprattutto è un interprete della Controriforma uscita dal Concilio di Trento in questo secolo, il Cinquecento, che si era quasi aperto, potremmo dire, proprio con le 95 tesi di Lutero, e quindi con la Riforma protestante. Sisto Quinto, però, lo ricordiamo soprattutto come un grande urbanista e trasformatore della città di Roma e di tante altre città, in particolare Roma, un uomo quindi attento all'arte, un papa attento all'arte, pur in un pontificato molto breve che va dal 1585 al 1590. Come lo volevamo ricordare? Lo volevamo ricordare evitando i rischi che a volte capitano nelle città di provincia, con una geografia un po' acritica. Invece ci piaceva affrontarlo sotto tante prospettive e anche affrontare, come diceva Eleonora, il contesto storico. L'abbiamo fatto già dall'estate scorsa con eventi musicali, teatrali, letterari, addirittura con un fumetto. E poi con questo ciclo, il Secolo Sistino. Io ho molto piacere che a concluderlo sia Tommaso Montanari. Il professore è stato generosissimo, doveva già venire, lo sapete, e il giorno stesso ci ha dato un'altra data con grandissima serietà, poi il giorno successivo ha tenuto online la lezione per il liceo Fazzini Mercantini. Ma noi volevamo il professor Montanari anche perché non è, salto le presentazioni, tanto lo sapete che è uno dei più importanti storici dell'arte italiani, rettore dell'Università per Stranieri di Siena e un intellettuale molto noto al grande pubblico. Ma lo volevamo anche perché non solo è uno storico dell'arte, ma perché è un intellettuale militante che crede nella cultura come motore di costruzione di cittadinanza. Il titolo oggi è Guerra e pace tra antico e moderno. Quanto nel passato parla ancora a noi, quanto ancora può stimolarci, può farci crescere, può a volte anche andare controcorrente. Il professor Montanari è abituato, non ha paura di andare controcorrente, e io penso che di questi tempi per questo vada ringraziato. Grazie e vi lascio a lui. Buonasera a tutte e tutti. Buonasera a tutte e tutti, grazie per questa occasione, grazie a Eleonora Tassoni, alla libreria Rinascita di Ascoli, grazie all'assessore Lorenzo Rossi e all'amministrazione di Grotta a Mare. Grazie per questa occasione di incontro in giorni in cui non dispiace incontrarsi fra umani, provando a dirci a vicenda che c'è la speranza, la possibilità di rimanere nonostante tutto umani. E il discorso che proverò a fare in qualche modo ha anche a che fare con ciò che sta succedendo nel cuore dell'Europa in questi giorni terribili che non credo che dimenticheremo, perché si tratta di parlare anche dell'uso del passato, dell'uso della storia, del rapporto che c'è fra la storia e il potere. Un grande storico del Novecento, forse il più grande, se è possibile fare queste classifiche, Marc Bloch, diceva che è vero, come si era sempre detto, che la storia è maestra di vita, e cioè che per capire il presente è necessario conoscere il passato, ma aggiungeva che nessuno può studiare la storia e sperare di capirla senza un ardente amore per il presente, senza una spinta forte a vivere il proprio tempo e nel proprio tempo a prendere parte, a schierarsi. Raccontava un episodio molto bello di un suo maestro, Henri Pirenne, che è arrivato a Stoccolma, veniva portato dai suoi allievi
a vedere le cose antiche, le cose vecchie di Stoccolma, e che ribellandosi diceva: ma veramente io sapevo che c'è un municipio modernissimo, vorrei andare a vedere quello. E di fronte allo stupore degli allievi rispondeva: beh, io sono uno storico perché amo la vita. Questa idea di una adesione forte alla vita fa sì che sentiamo lo scandalo della morte che trionfa nella guerra. La guerra è sempre oscena ed è sempre drammaticamente inutile. Un'inutile strage definì la grande guerra Benedetto XV. In questa prospettiva, opporsi alla guerra e difendere le ragioni della pace, difendere le ragioni della possibilità di risolvere le controversie internazionali non con la guerra, come vuole la nostra Costituzione, e attraverso quegli organismi internazionali a cui cediamo la nostra sovranità per costruire giustizia e pace, e non guerra, questo è sempre l'articolo 11, questo può voler dire anche imparare a conoscere come nella nostra storia si è usato il passato. Vladimir Putin ha iniziato la sua guerra di aggressione imperialista all'Ucraina con un discorso sulla storia, con un discorso di manipolazione della storia, facendo ben presente, facendoci capire a tutti che è una guerra sul territorio, ma anche una guerra dell'immaginario, una guerra nel tempo, per il tempo, per un certo punto di vista, che è un punto di vista neoimperiale. Dall'altra parte, anche in Occidente si stanno dando letture della storia che sono spesso manipolatorie. Io personalmente non ho nessun dubbio sul fatto che gli ucraini abbiano il diritto di difendersi, ma come hanno detto storici specialisti della resistenza, quella è una resistenza, ma non c'entra nulla con la resistenza italiana. Semplicemente non si può ancora una volta usare il passato strumentalmente per legittimare il presente. Eppure tutti i poteri tendono a usare il passato. Sisto V ha usato il passato genialmente, meglio di molti altri dei suoi predecessori e successori pontefici. Proviamo a vedere come. Ma per arrivarci prendiamo una strada non diretta, non immediata. La nostra Costituzione, la Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 47, pochi giorni dopo il 1 gennaio del 48 sarebbe entrata in vigore. La nostra è l'unica tra quelle delle democrazie moderne che collochi tra i propri principi fondamentali, nel nucleo portante, i primi 12 nel nostro caso, la conservazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. È l'articolo 9, al suo secondo comma. È stato ampiamente riconosciuto da una costante giurisprudenza della Corte Costituzionale che questa scelta mette in luce il nesso diretto che unisce l'affermazione della sovranità popolare, l'articolo 1, la sovranità appartiene al popolo, il secondo comma, e la tutela delle cose dell'arte. C'è un nesso forte fra il sovrano e il patrimonio. In Italia, nel nostro paese, la fusione fra territorio e patrimonio, territorio, possiamo chiamarlo paesaggio, possiamo chiamarlo ambiente, ma è sempre la stessa cosa, anche se ci sono delle sfumature di interpretazione diversa. È tale questa fusione tra la natura e l'arte, potremmo dire, che su entrambi, su questa fusione, insiste, come dicono i giuristi, una superproprietà collettiva a titolo di sovranità. Tutto il popolo italiano possiede il territorio della Repubblica e il suo patrimonio in quanto sovrano. Quando è che nasce questo concetto di patrimonio culturale? Se dovessimo scegliere il momento in cui si formalizza, dovremmo scegliere la Rivoluzione francese, quando si crea il concetto, si impone il concetto di sovranità popolare. La corona passa dalla testa del re, caduta sotto la ghigliottina, alla testa del popolo. E c'è una sorta, quella che è stata definita una fictio giuridica, al posto della sovranità del re, prende piede, si afferma il concetto di sovranità popolare. Il patrimonio del re
defunto, spodestato e ghigliottinato, diventa patrimonio nazionale, patrimonio della nazione. Come per secoli il patrimonio ha legittimato gli antichi sovrani, tra cui i papi e tra i quali Sisto V, da quel momento in poi c'è un cambio. Il patrimonio legittima la sovranità popolare. Quando noi diciamo che un museo nazionale, che una galleria è una galleria nazionale, ci attacchiamo direttamente a questa storia che mette insieme nazione e patrimonio. Ricordo che l'unico dei nostri principi fondamentali in cui ci sia la parola nazione è il 9. Troppo sangue era scorso sull'altare dei nazionalismi, lo vediamo oggi, quando si torna a morire per un metro di suolo, per una bandiera o per una patria. Albert Camus diceva: la patria non è quella che manda a massacrare i suoi figli, ma sono le trecce di peperoni ad asciugare d'estate nei cortili delle case sul mare. Due idee diverse di patria. Tutta l'idea di Camus anche aveva a che fare col paesaggio, col patrimonio, con l'appartenenza alla terra, ma in un senso non distruttivo, ma costruttivo, il patrimonio nazionale. Ebbene, il 31 agosto del 1794, questo personaggio che vedete, si chiamava Henri Grégoire, e che era una straordinaria figura di vescovo rivoluzionario, che aveva giurato fedeltà alla rivoluzione, rimanendo vescovo costituzionale, come si diceva, a lui si debbono alcuni scritti illuminati sulla letteratura e la cultura dei paesi africani, la letteratura dei neri, e altri sui diritti degli omosessuali, siamo alla fine del Settecento. Nel 1794, il 31 agosto, prende la parola nel Parlamento francese rivoluzionario, la Convenzione Nazionale, presenta il rapporto sulle distruzioni operate dal vandalismo e sui mezzi per reprimerlo. Henri Grégoire aveva coniato una parola che non c'era in francese e in nessuna lingua europea moderna: vandalismo, il lavoro dei vandali, le distruzioni. Qual era il senso? Come rivoluzionari abbiamo distrutto. La prima fase della rivoluzione è iconoclasta: si distrugge il patrimonio perché è del re. Poi ci si rende conto che appunto la corona è migrata sulla testa dei distruttori, che ora stanno distruggendo il loro patrimonio. E proprio in questo momento Henri Grégoire riesce a convincere i francesi a cambiare strategie. Invita i francesi a prendere esempio dagli italiani. Dice, in quel discorso memorabile: in Italia il popolo rispetta i suoi monumenti. In Italia la rivoluzione non c'era stata, eppure la tradizione artistica italiana trasmetteva l'idea che sì, c'erano i sovrani, ma il popolo, gli italiani, sentivano come proprio quel patrimonio, i loro monumenti. E diceva: dobbiamo imparare che solo gli schiavi distruggono i monumenti dei padroni, ma se noi siamo diventati padroni, il patrimonio è nostro, dobbiamo rispettare i nostri monumenti, che mostrano visibilmente che non siamo più schiavi. E tra l'altro dice: le biblioteche e tutti gli altri monumenti di scienze e delle arti, appartenendo alla nazione, sono raccomandati alla sorveglianza di tutti i buoni cittadini. Sono invitati a denunciare alle autorità costituite gli autori delle dilapidazioni e delle distruzioni delle biblioteche e dei monumenti. Le biblioteche, il patrimonio della nazione. Un'idea culturale di nazione, non di sangue, non di religione, non di lingua nemmeno, ma basata sulla cultura nel senso più largo, sul paesaggio e sul patrimonio. Ora, se tutto questo succede in Francia, al tempo della rivoluzione, è però come rende visibile l'appello di Grégoire ai suoi concittadini: impariamo dagli italiani. Tutto questo aveva avuto una miccia, potremmo dire, molto più lunga, che porta poi a questa deflagrazione francese, proprio nel nostro paese. È in Italia che va cercato il legame forte tra nazione, sovranità e conservazione del patrimonio culturale. Nella storia degli antichi stati italiani. E lo stato della Chiesa, lo stato dei papi, per mille ragioni,
che hanno a che fare con quel particolare intreccio fra dimensione cattolica, cioè letteralmente universale, tradizione imperiale romana e evidente primato italiano, ha giocato un ruolo appunto del tutto centrale. Se dovessimo guardare alla tradizione romana da questo punto di vista, potremmo individuare nel regno di Leone X, Papa Medici, proprio negli anni in cui nasce Sisto V, un punto di svolta fondamentale. Nel 1519 Raffaello, che dipinge questo meraviglioso ritratto del Papa e dei suoi nipoti, che sta agli Uffizi, dei suoi cardinali più vicini, nel 1519 Raffaello non si limita a dipingere il Papa, a celebrarlo, a costruire i suoi strumenti di regno, ma gli indirizza una lettera cruciale, che è forse il più alto testo di storia della tutela del patrimonio culturale della nostra tradizione. Raffaello era stato chiamato a disegnare, a fare una serie di rilievi delle antichità di Roma, una sorta di pianta e di alzati che, grafici che consentissero di difendere, di conservare quelle antichità che fin troppo erano state distrutte. Di questa impresa sappiamo pochissimo, abbiamo pochissimo, ma si è conservata la lettera che Raffaello premette a questi disegni, facendo quello che gli intellettuali fanno poco anche oggi, cioè dicendo al Papa, al potere e al più alto potere, cosa doveva fare. Un intellettuale, un artista che dice al Papa cosa deve fare, laddove era assai più normale che il Papa dicesse agli artisti che cosa dovevano fare. Notate che anche oggi, quando chi si occupa di cultura si permette di parlare di politica, la prima risposta è: tu occupati di quello che sai. Perché ti occupi di politica? La storia dell'arte. Sai la storia dell'arte o la letteratura italiana? George Orwell diceva: chi dice che la letteratura e l'arte non hanno un rilievo politico, non hanno una dimensione politica, sta esprimendo una posizione politica. Dunque, una lettera che, per essere ben sicuro che si comprendesse in italiano, Raffaello si fa aiutare a scriverla da Baldassarre Castiglione, il suo grande amico, scrittore, diplomatico, l'autore del più grande bestseller del Rinascimento, Il Cortegiano, che ripulisce l'italiano da artista di Raffaello e finisce per passare nella storia come l'autore vero della lettera. La lettera viene pubblicata all'inizio del Settecento, nel 1733, attribuita a Baldassarre Castiglione. Quando è che si riscopre che è di Raffaello? Per l'appunto negli anni della Rivoluzione Francese, quando l'esercito napoleonico viene in Italia, spoglia l'Italia dal suo patrimonio e questo testo riacquista, per merito degli studiosi italiani, la sua vera paternità. È una folgorazione. Ci si dice: ma allora sono secoli che lottiamo per il nostro patrimonio. Raffaello diventa il nome tutelare della tradizione di tutela, per l'appunto, del patrimonio italiano. Vi leggo un brano soltanto di questa lettera. Ma perché ci doleremo, cioè ci lamenteremo noi dei Goti, dei Vandali e di altri tali perfidi nemici, se quelli li quali come padri e tutori dovevano difendere queste povere reliquie di Roma, essi medesimi hanno lungamente atteso a distruggerle? Quanti pontefici hanno atteso a rovinare templi antichi, statue, archi e altri edifici gloriosi? Raffaello dice: Santo Padre, l'antichità di Roma non è stata distrutta soltanto dai barbari, ma anche dai papi, dai suoi predecessori. È un atto d'accusa forte, inopportuno si direbbe, rivolgendosi a un papa. Raffaello sa quello che dice e lo dice usando una parola che per noi è una parola chiave, la parola che regge tutto il secondo comma dell'articolo 9. Infatti dice che i papi, prima li chiama padri e poi si corregge, i papi non possono essere stati padri delle antichità di Roma, la Repubblica, gli imperatori, sono tutori. Tutore viene da tuer, lo stesso verbo latino da cui viene tutela. Chi esercita la tutela è un tutore. La nostra Costituzione usa poche volte la parola tutela, ma sempre quando vuole dire che la Repubblica deve difendere un bene che altrimenti rischierebbe, usiamo questa metafora familiare, di non avere né babbo né mamma, si direbbe in Toscana, di non avere qualcuno che la protegge, cioè di essere sottoposta a una sicura sconfitta, a una sicura diminuzione, a una capitolazione laddove fosse affidata soltanto al mercato. La Repubblica tutela la salute,
quante volte ci siamo ripetuti, l'articolo 32 nella, lungo la pandemia. Questo è un punto fondamentale, tutelare. Tutelare come fa colui che prende un minore che non ha più il padre e lo deve, nel diritto romano, non c'è più il padre famiglia, il tutore deve affidare il bambino al suo futuro, deve portarlo al futuro, non è il possessore, né il tutore. Nell'Assemblea Costituente l'unico architetto presente, si chiama Florestano De Fausto, disse: noi non siamo i padroni del patrimonio, noi siamo i depositari e i consegnatari. E allora un deputato gli urlò: a nome di chi? E lui disse: a nome dei padri che non ci sono, dei figli che devono ancora arrivare e di tutta l'umanità. È una veduta altissima, e i nostri ragazzi, che per fortuna ci insegnano che dobbiamo lottare per le cose più importanti, la pace e il pianeta, la sopravvivenza del pianeta, sanno che non siamo padroni ma siamo custodi. Lo dice Papa Francesco, forse meglio di tutti, la Laudato Si del 2015, è un testo altissimo anche da un punto di vista laico, in cui si parla di custodia del creato, anche ribaltando una tradizione cristiana che vedeva l'uomo come centro del mondo, l'antropocentrismo. Papa dice: guardate che nel giardino dell'Eden Adamo ed Eva erano i guardiani, i custodi, non i padroni. Ed è una visione anche laica. Nell'Assemblea Costituente, Piero Calamandrei, uno degli autori dell'articolo 9, racconta un episodio di quando era bambino, il suo nonno, che era pretore a Montepulciano, lo portava a cercare i porcini, a fare funghi, e quando non li trovava, dice il piccolo Piero, ci rimaneva male perché era goloso, e gli piacevano i porcini fritti, ma anche perché, lo dice con una bellissima espressione, non potevo accettare che chi era venuto prima non avesse pensato a chi sarebbe venuto dopo. Questo forse è la cosa che la nostra generazione deve imparare più di tutto il resto. Come dicono i nativi, sia africani che americani, in maniera molto simile, non abbiamo ereditato la terra dai padri, l'abbiamo in prestito dai figli. Tutore vuol dire questo. E Raffaello rimprovera i papi che sono stati infedeli a questa loro missione di tutori. Hanno distrutto invece di tutelare, così rischiando di non passare nulla a chi sarebbe venuto dopo. E poi gli dice: dunque, Padre Santissimo non deve essere tra gli ultimi pensieri di vostra santità lo aver cura. Come dire, dice la politica cosa deve fare, qual è il programma del potere. Nella sua agenda politica, si direbbe oggi, non può la cultura essere all'ultimo posto. Lo aver cura che quel poco che resta di questa antica madre della gloria e della fama italiana, ed è impressionante che Raffaello nel 1519 usi la parola italiano, Roma è la matrice culturale dell'Italia, l'Italia che non era uno Stato, lo sappiamo, la lingua italiana si stava inventando sulla base della lingua trecentesca fiorentina delle Tre Corone, ed erano gli amici di Raffaello, Pietro Bembo, Baldassarre Castiglione, che stavano discutendo il problema della lingua come un progetto di nazione, ci vorrà tanto perché si realizzi. E Raffaello non ha dubbi, qui c'è la radice dell'Italia. L'Italia è una nazione per via di cultura, potremmo dire tutti siamo italiani per ius soli, iure soli, per ius cultura, iure culture, perché se ci facciamo le analisi del sangue, come si diceva a Napoli nel 600, siamo fatti di mille sangui. Ciò che ci unisce è il rapporto con la cultura, col territorio, col patrimonio, per loro definizione cose che cambiano, che accolgono, che non escludono. Siamo meticci, che ci piaccia o no, se ci facciamo gli esami del sangue viene fuori che siamo bastardi. Questa è la nostra storia. E dice Raffaello: perché bisogna aver cura di quel poco che resta? Per testimonio del valore della virtù di quegli animi divini, gli antichi, che pur con la loro memoria eccitano alla virtù gli spiriti che oggi dissono tra noi. Dice un'altra cosa importantissima: non si tutelano le cose per le cose. Questo quadro è un po' di colore su una tela, quando non ci sarà più nessuno che è capace di capirlo, ma che valore avrà? Si tutelano le cose per gli umani, per le persone. Non si è mai capito, né a destra ma neanche a sinistra, il Ministero dei Beni Culturali, che ora non si chiama neanche più così, non è un ministero delle cose, è un ministero dei diritti della persona, come quello della salute o dell'istruzione. Il Ministero dell'Istruzione non si occupa dei banchi e dei libri, si occupa dei ragazzi, si occupa della formazione dei cittadini, degli umani. E così Raffaello dice: il patrimonio culturale serve a formare alla virtù, che vuol dire all'arte, ma anche alla moralità, all'umanità, all'humanitas, l'umanesimo,
coloro che oggi dissono tra noi, cioè non si tutela per ieri, ma per oggi. Il discorso sul patrimonio non è un discorso sul passato, è un discorso sul presente. E queste cose le diceva molto bene già allora questo grandissimo artista. Leone X affidò a Raffaello quello che più tardi si chiamerà la sovrintendenza di Roma, il commissariato delle antichità di Roma, e un po' di documenti mostrano come Raffaello si trovò impigliato in una lotta di potere, perché molto impari, perché da una parte Leone X voleva portare le antichità di Roma in Vaticano e dall'altra il municipio di Roma, quello che rimaneva dell'autorità municipale di Roma, le voleva portare in Campidoglio, vedete il cortile del Campidoglio, dei Palazzi Capitolini. C'era una partita molto sottile. Dov'era l'eredità delle antichità di Roma? Le libertà comunali nell'età moderna hanno avuto un brutto periodo dopo il fulgore medievale. Figuriamoci a Roma, quando il comune c'era il Papa, decisamente un'autorità ingombrante. Eppure, come vedremo, i rappresentanti dell'autorità comunale di Roma non hanno mai smesso, con le loro poche forze, di lottare. E Raffaello, quando si trova a dover gestire, per esempio, la sorte della celebre collezione De Rossi, si trova in difficoltà. Il Papa la vorrebbe portare via, ma De Rossi aveva scritto nel testamento, da buon romano, affezionato al suo comune, se qualcuno più potente dei miei eredi, il Papa, volesse portare via le statue con la forza o con la corruzione, vengano donate e murate in Campidoglio. La storia della tutela è una storia di conflitti ed è una storia straordinaria da raccontare, molto poco raccontata e studiata in questi termini, ma che ci fa capire come continuamente il potere in Italia usa il passato e come i poteri usano il passato, il patrimonio è il passato concretizzato, fatto cose, per legittimare se stessi. Nel 1363 gli statuti comunali di Roma avevano compreso un articolo, ne de antiquis edificis non diruendis, che non si debbono distruggere gli edifici antichi, perché la civitas, la città, non si deformi con le rovine, e perché gli antichi edifici rappresentino il decoro della città di Roma pubblicamente. La città, la civitas, si usa civitas, che è la città degli uomini, non è l'Urbs, la città delle pietre. I monumenti importano alla comunità, rappresentano la comunità. Ora, se c'è un Papa che ha usato disinvoltamente l'antico per costruire il moderno, questo è proprio Sisto V. Lo sappiamo molto bene, questa stampa fra le tante lo circonda di tutte le imprese, di una parte delle imprese architettoniche e urbanistiche della sua Roma. E c'è sempre, come dire, un doppio binario, l'ammirazione per un Papa che costruisce la Roma moderna nei manuali di storia dell'arte, nonostante che in pittura e in scultura l'età di Sisto sia ancora così radicata nella maniera, nella tarda maniera moderna, nel manierismo, la sua politica urbanistica viene in qualche modo messa all'inizio del racconto della Roma barocca. Solo Alessandro VII Chigi, che regnerà in pieno 600, avrà un'altrettanto forte consapevolezza di che cosa stava facendo, costruendo una città moderna. Alessandro VII dormiva tenendo sotto il letto due cose, una bara, per ricordarsi che sarebbe morto, e un plastico di legno di Roma che riempiva con i modellini delle cose che costruiva. Aveva ereditato il mal della pietra, lo prendevano in giro, cioè la mania di costruire, non dai suoi predecessori immediati, ma da Sisto. Gli dicevano, sei un nuovo Sisto V. Sisto ha una visione straordinariamente lucida e come dire, consapevole. L'episodio più famoso che ben conoscete è quello dello spostamento e dell'erezione dell'obelisco vaticano, celebratissimo, celebrato addirittura da Giovan Pietro Bellori, che è una specie di Vasari del 600, che scrive le vite degli artisti moderni, Caravaggio, Rubens, ma ci mette dentro anche Domenico Fontana, che apparentemente sembrerebbe fuori contesto. Eppure lo radica lì dentro, insieme a questi grandi protagonisti del moderno, perché la Roma di Sisto e di Domenico è
a tutti gli effetti una Roma moderna. Sono celeberrime le pagine sull'erezione dell'obelisco, sul Papa che alterna minacce e lusinghe, sull'aspetto, come dire, ingegneristico e anche morale, il Papa che fa piantare la forca in mezzo a Piazza San Pietro minacciando, facendo intendere che Domenico Fontana, se si fosse rotto l'obelisco, sarebbe stato giustiziato, ma che nello stesso tempo tiene aperte segretamente le quattro porte di Borgo in maniera, con i cavalli pronti, in maniera che poi l'architetto potesse fuggire alla sua stessa ira. Viene fuori una figura di committente straordinaria, forse la più bella figura di committente della storiografia del piano barocco. Il libro esce nel 1672, ma si ricorda Sisto come se fosse ancora lì, ancora vivo, e si dice, quando poi a settembre, nel settembre dell'86 viene ritirato su l'obelisco, si dice che passando da lì l'ambasciatore di Francia, gli fu fatto cambiare itinerario per fargli vedere la scena, e quando passò per la piazza San Pietro, dove parendogli di vedere un esercito di lavoranti in una selva di macchine e di ordigni, si fermò a due mosse dagli argani e disse che ammirava Roma risorgente per mano di Sisto. Roma risorgente per mano di Sisto. Questa è la visione che Sisto vuole dare. Il modello è sempre Augusto, c'è una famosa moneta di Augusto in cui si vede Augusto in piedi che dà la mano alla Respubblica in ginocchio, e sopra c'è scritto Respubblica restaurata, cioè Augusto che restaura lo Stato romano. Ma come dicevano gli oppositori di Augusto, questa è una possibile lettura del messaggio, ma anche chi non sa leggere capisce che Augusto è in piedi e la Repubblica è in ginocchio. Le immagini sono sempre ambigue. Allora Sisto restaura la Roma antica, la fa risorgere, ma la usa anche, la consuma, la distrugge. Certamente la sua capacità di utilizzare i simboli antichi è senza pari. Gli obelischi, questi grandiosi simboli del potere dei faraoni, era stato proprio Augusto a portare a Roma gli obelischi e ad usarli, spargendoli nella sua Roma monumentale. Oggi ornano ancora posti fondamentali della Roma moderna: la piazza di Montecitorio, il Laterano, la piazza del Popolo. Su molti di essi vediamo proprio il trimonzio di Sisto V, perché, come dice Bellori e come ben sappiamo, dopo l'obelisco Vaticano a Sisto venne molta voglia di tirare su altri obelischi, ed è lui che fa risorgere quest'idea di Roma augustea con i segni dei faraoni. Ma ce ne sono tanti altri, non è solo Roma che deve a Sisto V il suo aspetto. Luigi Filippo, questo è quello di Costantinopoli, quello che è sempre rimasto al suo posto nell'ippodromo di Costantinopoli, che è un po', come dire, il motore immobile, il segno della seconda Roma. Ma la prima Roma ha invece sparso poi questa idea degli obelischi per tutto il mondo. Quello di Parigi, Place de la Concorde, siamo nel 1836, nel 1877 ne arriva uno a Londra, nel 1881 uno a New York, a Central Park. Sono tutti figli dell'idea di Sisto e sono tutte capitali che si rifanno all'idea di Roma, negli imperi che si succedono, quello francese, quello inglese, quello americano. Stendiamo un velo forse sul nostro impero fascista coloniale: la stele di Aksum, eretta davanti al Ministero delle Colonie e poi restituita, e concentriamoci solo sull'uso scellerato che di questo obelisco, quello il padre di tutti gli obelischi nell'immaginario di Sisto, quello Vaticano, molto recentemente ha fatto l'ISIS. Questa è una copertina del 2014 della rivista ufficiale dell'ISIS, sostanzialmente, da BIC, che fa vedere la bandiera nera dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, del Califfato, sventolare su Piazza San Pietro, sopra lo stemma di Sisto V, un immaginario di potere che oggi cade nelle mani più orrende, quelle di una organizzazione di terrore che usa la stessa religione islamica per fini che hanno invece solo a che fare con il potere e la violenza. C'è dunque una straordinaria capacità
di far penetrare l'immaginario antico nell'immaginario moderno, ed è un discorso sul potere e sugli imperi, in cui un papa si trovava perfettamente a suo agio. Qua vedete Pio XII, che si muove, come abbiamo fatto in tempo molti di noi a vedere ancora i papi in trono muoversi, con dietro un grande flabello. Quello è un flabello di piuma di struzzo che gli imperatori romani avevano preso dal cerimoniale dei faraoni e che i papi hanno preso dal cerimoniale degli imperatori. Se c'è un segno di continuità diretta del potere assoluto di legittimazione divina, è proprio dentro, annidato nell'iconografia del papato. E in fondo Pio XII si vestiva non tanto diversamente da Sisto nei suoi paramenti sacri. La Roma di Sisto V, segnata dai suoi obelischi, dalle sue vie dritte, da un'idea urbanistica chiarissima. Vediamo l'altra faccia, proviamo a vedere un po' l'altra faccia, potremmo dire il lato oscuro, il lato in ombra, l'altra interpretazione, quella che suggeriva Raffaello, ma i papi hanno anche distrutto, non hanno solo creato, hanno usato, hanno manipolato ogni uso del passato. È manipolazione. Studiare quelli dei secoli passati può aiutarci a decrittare quelli del presente. Il 30 gennaio del 1588 il Consiglio dell'Assemblea Capitolina, il Consiglio Comunale di Roma, la cosa che gli assomigliava di più, si risolse a chiedere l'aiuto di due cardinali, uno di questi lo vedete, il Cardinal Santori, e l'altro è il Cardinale Mattei, per impedire a due privati cittadini di demolire la tomba di Cecilia Metella a Capo di Bove, al terzo miglio dell'Appia Antica. Il Cardinale Santori, che qui vedete in una tomba algardiana posteriore, annota la cosa nella sua straordinaria autobiografia e scrive: vedendo che il Papa Sisto V era tutto rivolto alla distruzione dell'antichità di Roma, furono molti gentiluomini romani da me a ciò facessi ufficio con sua santità di rimuoverlo da pensiero tanto strano. E principalmente il Papa aveva la mira a distruggere il Settizonio, come poi fece, il Velabro e Capo di Bove, che fu già la sepoltura di Cecilia Metella, opera unica e sola della Repubblica. Sisto V, tutto rivolto alla distruzione dell'antichità di Roma. Era un suo stretto collaboratore, il Cardinal Santori, e, come dire, ha un'idea di Sisto che è simile a quella che Raffaello aveva avuto dei pontefici che aveva conosciuto, aveva in mente soprattutto Giulio II della Rovere, il grande papa guerriero, il committente suo delle stanze, il committente della Sistina, ma anche un grande distruttore. Raffaello era stato chiamato a fare l'architetto della Basilica Vaticana, a prendere il posto a un certo punto di Bramante, del suo mentore Bramante, Bramante Ruinante lo chiamavano. Proprio la distruzione della Basilica Costantiniana, la costruzione della San Pietro Moderna, aveva dato a quella generazione un senso doloroso della distruzione. La domanda era: ma veramente bisogna distruggere l'antico per costruire il moderno? In quella stessa lettera Raffaello dice a Leone X: come voi, santità, fate la pace fra i principi cristiani che si fanno sempre la guerra, potete far fare la pace fra passato e presente. Non c'è bisogno di fare la guerra al passato per costruire il presente. E qui il Cardinale Santori ci dice che in fondo Sisto, invece, era sempre bellicosamente convinto che il presente potesse nascere mangiandosi il passato, usandolo. A questo punto il cardinale prova a convincere il Papa e il Papa evidentemente si ferma, perché, e tutto questo lo ricostruiamo attraverso pochi documenti che sono sopravvissuti al naufragio, quindi non conosciamo tutte le tappe della storia, ma possiamo un po' ricostruirla. Sappiamo che un anno dopo, nel maggio del 1589, quella cosa era dell'88, i demolitori, coloro che volevano demolire la tomba, chiesero una concessione ufficiale al Papa a ciò che i conservatori non gli si oppongano. Il Papa vorrebbe distruggere, i conservatori di Roma frenano e alla fine bisogna decidersi. Sisto V cosa risponde? Beh, decide che si può fare e usa una formula di cortesia. Concede la distruzione del monumento di Cecilia Metella purché il popolo romano se ne contenti. Cioè, con previo, oggi si direbbe, ascoltato il parere, sentito il parere del Consiglio Comunale, i quali poveretti di fronte a Sisto che devono fare? Si piegano.
si piegano con un voto del 5 giugno dell'89. Ma, e questo è un fatto veramente senza precedenti e molto interessante, un mese dopo cambiano idea. Lì per lì si arrendono, ma poi ci ripensano. C'è un rovello, evidentemente. Tornano sui propri passi e lo fanno in un modo geniale, come si fa oggi, come fanno oggi le amministrazioni quando sbagliano. In autotutela rivedono un proprio errore e dicono, per non dire che il Papa li ha costretti, dicono: beh, ci siamo dimenticati di guardare un sacco di leggi, siamo stati proprio distratti. In realtà c'erano delle leggi che avremmo dovuto guardare. E quali sono queste leggi? Beh, le famose costituzioni apostoliche di Pio II e di Gregorio XIII, che li avrebbero obbligati, scrivono, a mantenere e conservare la sepoltura di Cecilia Metella, detta volgarmente il torrione di Capo di Bove. Eccola qua. La Costituzione apostolica di Gregorio XIII diceva che le cose antiche, traduco dal latino, che servono al pubblico decoro della città di Roma, devono essere salvate privilegiando l'interesse generale ai desideri e al comodo dei privati. Perché Sisto V voleva distruggere, ma poi a costruire e a guadagnare sarebbero stati dei privati. Dunque il Consiglio Comunale dice al Papa: tu puoi continuare, però ci sono due tuoi predecessori, Pio II e Gregorio XIII, che hanno detto il contrario. Se tu sei disposto, oggi diremmo giornalisticamente, ad asfaltare le costituzioni apostoliche dei tuoi predecessori, fallo, ma sappi che ti assumi una responsabilità. Di fronte a questo, anche Papa Peretti si ferma, perché capisce che a questo punto non può farlo e basta, ma deve smentire una tradizione pontificia papale di tutela, le contraddizioni. I papi hanno distrutto, altri papi hanno protetto, magari gli stessi papi hanno protetto e distrutto. La nostra storia non è mai una storia lineare, la storia del patrimonio culturale è tutta una storia di conflitti, non solo quelli del nostro tempo, fra chi vorrebbe spianare e ricostruire e chi vorrebbe tutelare, è sempre stato così, e i documenti ce lo insegnano. Cecilia Metella è salva sul piano del diritto. Ora facciamo un salto in avanti nel pieno barocco. Nel 1640 Urbano VIII Barberini decide di dare il via al cantiere della Fontana di Trevi, affidandolo a Gian Lorenzo Bernini. Là intravedete com'era nel 600, un abbeveratoio, e poi come sarà nel 700, tutti la conoscete. Avrebbe potuto essere un capolavoro di Bernini, abbiamo qualche indizio anche sui progetti, ma in realtà Urbano VIII non ci riesce a fargliela fare a Bernini. E perché? Perché Bernini si mette in testa di prelevare il marmo e il travertino necessari alla fonte proprio dalla tomba di Cecilia Metella, che era rimasta lì come una straordinaria cava a cielo aperto. Lo sappiamo da molte fonti, un diario seicentesco, il Bernini statuario favorito dal Papa, per suo utile si è posto in capo di fare una facciata sontuosa all'acqua vergine, detta di Trevi, e ottenne dal Papa un breve di poter buttare a terra quella macchina sì bella e incominciò a metterlo in esecuzione, la macchina, la tomba di Cecilia Metella, ma fu dal popolo romano avveduto, se ne impedito, e l'opera cessa per non cagionare rumori. Ancora una volta, un Papa che vuole distruggere, un privato che farebbe il lavoro, niente meno che Bernini, ma il popolo romano che si mette di traverso. C'è un'altra fonte, nel 600 abbiamo più documenti e più fonti. Essendo stato proposto a questi signori padroni, cioè i Barberini, che la Fontana di Trevi aveva bisogno di qualche superba facciata, si era risoluto di demolire Capo di Bove, antichità bellissima fuori della porta di San Sebastiano, a ciò che con quelle grossissime pietre si facesse tal facciata. Ma quattro gentiluomini, amatori delle antichità, rappresentando al signor Cardinale Barberino che questo voleva dire aprire la strada alla distruzione di tutte le altre antichità, la cui fama invita quasi tutto il mondo di venire a vederle, e così non vi sarebbe più il concorso dei forastieri, per lo che detto signor Cardinale Barberino ha ordinato che si sospendesse tale demolizione. Ora non si combatte più sul piano del diritto, ma su quello dell'opinione pubblica.
perché l'assolutismo papale ha fatto altri passi. Urbano VIII è un Sisto V al cubo, non si curerebbe certo delle leggi delle costituzioni apostoliche quattrocentesche, ma l'obiezione che questi quattro gentiluomini intelligentissimi gli fanno è: beh, non verrebbero più i forestieri, la crisi del turismo, santità, non potete affossare proprio questa, una delle poche rendite di Roma da sempre. Dietro il turismo c'è l'idea di un'opinione pubblica, di un popolo colto, di un'elite che sa, si informa, fa opinione e prova a condizionare per quanto possibile le decisioni del potere. Al popolo romano, ai molti gentiluomini romani che nel 1588 vanno dal giurista Santori, nel 1640 subentrano quattro gentiluomini amatori delle antichità. Uno di questi è il cavaliere Francesco Gualdi da Rimini, che qua vedete in un ritratto. L'opera cessa per non cagionare rumori, per non fare scandali, per evitare un problema pubblico. E il Gualdi, in un suo scritto, dice che questa distruzione della tomba di Cecilia Metella si provocherebbe immenso dolore dei buoni, degli amatori delle cose antiche e degli oltramontani, cioè di quelli che abitano di là dai monti, i quali, oltre ai templi sacri, a questo fine concorrono a Roma. È chiaro, no, l'argomento? Un caso clamoroso di questi anni è quello del Pantheon. Urbano VIII decide di sottrarre le travature bronze del Pantheon, che erano rimaste lì dall'antichità. Un avviso del 1625: il popolo romano, per compiacere a sua santità, martedì tenne consiglio segreto in Campidoglio, e risolse di dare a sua beatitudine li travi di bronzo. Formalmente, molto interessante, i papi devono chiedere al Consiglio Comunale, perché le antichità di Roma sono del popolo. E il Consiglio Comunale si piega e gli dà le travi di bronzo, ma l'opinione pubblica, i gentiluomini amatori delle arti, si oppongono e comincia a circolare una poi celeberrima pasquinata: quel che non hanno fatto i barbari stanno facendo i barberini, stanno portando via il bronzo dal Pantheon che i barbari avevano lasciato intatto. Il paradigma è sempre quello, il vandalismo di Grégoire, i vandali e i papi di Raffaello. E ora si dice i barberini sono barbari, il papa è un barbaro. Probabilmente l'autore della pasquinata era niente di meno che Giulio Mancini, il medico del papa, vicinissimo al corpo del sovrano pontefice, ma umorale collezionista e conoscitore d'arte senese, amico di Caravaggio, era stato il medico di Caravaggio, il medico di Annibale Carracci, grande collezionista. Urbano VIII come risponde? Con una campagna di propaganda. Fa dire a tutti e fa scrivere su due grandi epigrafi murate nel portico del Pantheon che le intravedete lì a destra, che questo bronzo è andato nel baldacchino di San Pietro, la grande opera di Bernini sulla tomba degli apostoli. Ma uno studio recente, Louise Rice, una storica dell'arte americana, ha invece dimostrato che nemmeno, e l'ha dimostrato studiando i libri contabili della fabbrica di San Pietro, che nemmeno un'oncia del bronzo del Pantheon finì nel baldacchino di San Pietro. Perché Bernini non sapeva bene che cosa fosse il bronzo antico e non aveva nessuna voglia di avere problemi di fusione e non lo volle, e invece il bronzo del Pantheon, il venerabile bronzo di età augustea, finì tutto nei cannoni di Castel Sant'Angelo. Il riarmo, non so se si arrivasse al 2% del PIL dello Stato della Chiesa, ma il punto è sempre quello: i fondi per la cultura vanno nelle armi. Allora molto più severamente la cultura veniva fusa, i bronzi antichi del Pantheon, gli eruditi e gli artisti fecero a gara a rubarsi i chiodi di bronzo delle travature, ce ne sono ancora sparsi in tutti i musei del mondo, perché era l'unica cosa che si poteva salvare, ma le travature furono fuse e finirono negli artiglierie di cui il Papa aveva bisogno per le sue disastrose guerre, la guerra dei barberini, che finirono di affossare le finanze papali ed era l'ennesimo colpo all'autorità del Papa. Ma la cosa interessante è che un uomo come Urbano VIII deve mentire, non può dire si fanno le artiglierie come forse avrebbe fatto Sisto V e non rompete, no, dice e scrive: sono finiti, il bronzo pagano degli dei pagani
è finito nel solennissimo coperchio, come diceva lui, della tomba degli apostoli in San Pietro. E non era vero. Fake news, propaganda, il potere che usa il passato materialmente in questo caso, che usa la storia manipolandola e opponendosi con le armi della propaganda a quell'embrionale opinione pubblica che prova a difendere il bronzo. L'opinione pubblica alta, l'elite, ma anche il popolo. C'è un sentimento popolare di affezione per i monumenti. Dice un diarista, il popolo andava curiosamente a veder disfare una tanta opera e non poteva far di meno non sentir dispiacere e dolersi che una sì bella antichità, che sola era rimasta intatta dalle offese dei barbari e poteva dirsi opera veramente eterna, fosse ora disfatta. È il discorso che facevamo, lasciare al futuro, tramandare al futuro. Una generazione che decide che una cosa la vedrà per ultima. Si prende il diritto di distruggerla. E qui è proprio ora, che fosse ora di... C'è il dolore della distruzione, ma c'è la vergogna che questo avvenga ora, nella nostra generazione. La storia della tutela è bella da scrivere, in Italia la si fa molto poco in questi termini, come storia del patrimonio, come storia di un'idea di patrimonio, perché permette di vedere accanto ai papi, accanto ai grandi protagonisti, una coralità di voci, la complessità del tessuto del passato e anche le opposizioni, le fronde, l'attrito che c'è sempre intorno alle grandi opere. Noi ammiriamo Sisto V per la sua Roma moderna e per l'influenza che ha avuto nella costruire l'immagine del potere moderno attraverso segni antichi, ma c'è un'altra faccia della medaglia che, come vedete, proprio anche solo scegliendo un episodio, facendo perno su Cecilia Metella, arriva fino al 600, in un 600 in cui succedevano cose come quelle che avete visto. Nella scala della lunga durata della storia, l'evoluzione del 600 non è dunque soltanto una regressione, perché inserisce nel circuito nazione, sovranità, tutela un elemento che si rivelerà poi determinante, e cioè la comunità della conoscenza, gli intendenti, gli eruditi, gli amatori dell'antichità. C'è un triangolo: il Papa, le autorità municipali e dunque il popolo e gli intellettuali, potremmo dire. È una tipica triangolazione che conosceremo nelle democrazie moderne. Quando funziona è, come dire, assai importante per lo svolgimento della dinamica democratica. Norberto Bobbio diceva che lo scopo degli intellettuali era non lasciare a chi ha il monopolio della forza anche il monopolio della verità. Io me lo ripeto, quando chi prova ad avere un pensiero diverso viene additato, magari in tempo di guerra, come un nemico della patria, un traditore, lui lo diceva sistematicamente, chi ha il monopolio della forza non può avere anche il monopolio della verità, va contestato da chi non ha interessi di potere, da chi ha le mani nude. Questa è una dinamica complessa che può permettere, almeno le premesse di una vera dinamica democratica. Nel secondo 600 questo nuovo modo di pensare al patrimonio dette dei frutti. Quello che vedete è il cardinale Camillo Massimo, del ritratto da Diego Velázquez, un ritratto strepitoso. Massimo diceva di discendere da Quinto Fabio Massimo, era assai improbabile tutto sommato, ma insieme ad altre famiglie romane cominciano a provare a difendere il patrimonio di Roma in quanto romani, in un momento in cui i pontefici sono sempre più deboli e i grandi regni nazionali, Francia, Inghilterra, Spagna, prendono le opere d'arte e se le portano via da Roma. Nel 1669, durante un conclave, questo cardinale Massimo scrive una lettera, ancora non era cardinale, era monsignore, al nipote del Papa, che era appena morto il Papa Alessandro VII, il nipote era Flavio Chigi, e come succede quando muore il Papa, il nipote cerca di dirigere il conclave successivo, a volte vince, c'è una continuità, a volte perde, c'è una discontinuità. Certamente il cardinale Chigi aveva tutto in mente tranne che le antichità di Roma. E nonostante questo, il Massimo gli scrive questa lettera che ho pubblicato io tanti anni fa, traendola dall'archivio dei Massimo. Sebbene l'animo di vostra eminenza sta impiegato nella maggiore opera che abbia la Santa Chiesa, il conclave, credo però che la sua grandezza potrà dare un luogo, un po' di posto, agli sollevamenti che appagano la curiosità. Le voglio parlare d'arte.
onde mi è parso di avvisare vostra eminenza che le ministre del principe Ludovisi stanno in trattativa di vendere a Monsieur Errard per il re di Francia le 10 state più belle del giardino. I principi Ludovisi, gli eredi di un altro papa, di Gregorio XV, ormai rovinatissimi, stanno vendendo tutto. È una storia commovente perché il loro giardino è dove oggi c'è Via Veneto. Il quartiere Ludovisi, una grande speculazione edilizia della Roma post-unitaria, se ricordate il piacere di D'Annunzio, D'Annunzio, Andrea Sperelli e Elena Muti passeggiano tra i cipressi dell'Aurora che già tremano, dice D'Annunzio, nel presentimento del mercato e della morte. Sparisce tutto, quartiere Ludovisi, oggi se ricordate va in vendita il casino Ludovisi, l'ultimo scampolo di quel patrimonio con dentro un dipinto murale di Caravaggio. E si dice che se lo va a comprare Abramovic, che ha altro da fare. È interessante che la collezione Ludovisi è un grande corpo in decomposizione, in vendita dal 600 ad oggi ininterrottamente. Si parla sempre delle stesse cose che non siamo mai stati capaci di risolvere. Qual era il problema? Che volevano vendere al re di Francia le statue più belle del giardino e si attende da Parigi l'offerta del prezzo. Vostra eminenza potrebbe cogliere questa occasione, cioè potrebbe comprarsele, gli suggerisce Massimo, per non impoverire la città di Roma di memorie così preziose. Tra le altre opere c'era il gruppo di San Ildefonso, che era un gruppo celebratissimo, che poi sarà ammiratissimo da Winckelmann in futuro. E intorno a quest'opera si combatte e si spende molto Carlo Maratti, che tutti conoscete come grande artista marchigiano, che, saputo che i forestieri volevano comprare questo gruppo, reputato fra i più insigni di Roma, Carlo provò a comprarlo a qualunque prezzo, non ci riuscì. Ma qual era il suo fine? Questo è Bellori che ce lo dice, collocarlo in Campidoglio, fra le altre pregiate statue che vi sono, farne dono al Senato romano. Non ci riuscirà e questo gruppo è al Prado. Ma l'idea era in linea con tutto quello che abbiamo visto, fare del Campidoglio un luogo dove si riunivano le antichità intorno all'idea di popolo romano, di sovranità del popolo romano, mettendo insieme arte e politica, come dire, in una specie di fronda a un potere papale che non riusciva a salvare le antichità di Roma. Era embrionale l'idea del Museo Capitolino, il primo museo pubblico del mondo, che nasce soltanto qualche decennio dopo, nel Settecento. Alessandro Gregorio, questa è una veduta del Museo Capitolino, Alessandro Gregorio Capponi, che è il promotore dei Musei Capitolini, racconta nel suo diario il dialogo decisivo che ebbe con Clemente XII Corsini, siamo nel 1733. Entrai dal Papa, con animo di adoperare la maggiore energia che potevo, e gli dissi: «Vostra Santità può fare un'altra cappella, 10 altre cappelle, una facciata di San Giovanni Laterano, l'aveva fatta, 100 fabbriche più di quella che fa, ma ella non potrà, e nemmeno 10 papi dopo di lei, acquistare e collocare in Campidoglio una raccolta di statue e di iscrizioni come questa». Ed era la collezione Albani, che rischiava anch'essa di essere dispersa e andarsene all'estero. 100 anni dopo la visita di quei 4 gentiluomini del cardinale Francesco Barberini, la visita di un altro gentiluomo a un altro papa riusciva a innescare la nascita del primo museo pubblico del mondo. È una lunga storia ed è la storia che porterà fino alla Costituzione della Repubblica. La Repubblica tutela il patrimonio storico e il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione. È una lunga storia che ha a che fare con il rapporto fra presente e passato, fra potere e sovranità popolare, fra il ruolo degli intellettuali e l'opinione pubblica. Quando parliamo di Sisto V, dobbiamo dire anche che anch'egli ha avuto un ruolo pieno di chiaroscuri, naturalmente, in questa lunga storia che è la nostra storia. Grazie. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, cercando insomma di essere rapido nei tempi, può farlo. Vieni, Reno.
Allora, buonasera, io vorrei più che provincializzare, un attimo municipalizzare, più che una domanda è anche una segnalazione, perché la prima credo che si ricolleghi alla sua storia accademica personale. Non so se è qui a Grottamare, c'è anzitutto due edifici storici, uno è Villazzolino. Lei ha pubblicato, quindi sono sicuro, non so se era la tesi di laurea, la tesi di dottorato, se era già in normale. Il professor Montanari ha iniziato, diciamo comunque agli inizi, occupandosi delle collezioni di Decio Azzolino, o Azzolini, e Cristina di Svezia. Qui, salendo al Paese Alto, c'è Villa Azzolino. Quindi, no, magari se c'è, si è notato magari qualche nesso, nonostante la distanza evidente tra i due. E poi c'è, ecco, questo più rilevante, questa l'avrà vista, la chiesa di Santa Lucia, costruita, diciamo, distruggendo un paio di casupole dove il futuro Papa era nato, questo per iniziativa della sorella Camilla Peretti, 1590, all'inizio era ancora più ambizioso, comunque è ancora una chiesa, diciamo, molto rilevante. Quindi, diciamo, le distruzioni di scala, cioè Sisto poteva distruggere la casupola dove era nato o il patriarco, il Palazzo Laterano, e sembra quasi, lei ha parlato di faraonismo in qualche misura, questo sembra quasi uno stravolgimento del faraonismo faraonico, nel senso che ha monumentalizzato non il luogo di sepoltura da faraone, ma di nascita, facendo costruire la chiesa di Santa Lucia, perché lui è nato il 13 dicembre. Quindi, se c'è un nesso tra Decio Azzolino e magari Sisto, e insomma, queste varie distruzioni sistine. Grazie. Ma grazie, mi riporta quasi la mia infanzia. Sì, ho passato molto tempo a studiare Decio Azzolino a Iesi, nella Planettiana. Decio aveva un Decio Senior che era appunto stato legatissimo a Sisto V, è una famiglia che si afferma nel nome di Sisto V, il Decio Junior poi invece viene fatto cardinale da Innocenzo X. È tutta una lunga storia anche questa di contese intorno alla tutela. Decio Azzolino Junior si lega moltissimo a Cristina di Svezia, forse anche sentimentalmente, che è questa regina straordinaria che si era formata con Cartesio, niente di meno, in Svezia, che poi abdica e viene a stare a Roma, nel palazzo che poi sarà il Palazzo Corsini della Lungara, dove esercita un potere culturale sempre in competizione con i papi, mal sopportata dai papi, perché è donna innanzitutto, e libera. Aveva come motto libera Ionacqui e vissi e morrò sciolta, figuriamoci una donna che nel 600 non si chiudeva in convento ma ambiva a tenere le sue prerogative regali, per cui veniva chiamata seconda papessa e prima cardinalessa, perché dopo il papa era alla pari dei cardinali, anzi un filo prima nel cerimoniale. Cristina ha lottato per tutta la sua vita per la conservazione delle antichità di Roma, comprandosi moltissime cose, anche se non aveva soldi, cercando di impedire che se ne andassero. E proprio Bellori e Maratti combattono per difendere le sue collezioni e non ci riescono. Del resto, l'archivio Azzolino, la memoria, questo archivio preziosissimo per il 600, con lettere a Bernini e a Bellori, non siamo riusciti a difendere neanche quello, perché Mussolini pensò bene di consentire la vendita alla Svezia, per cui il grosso, io l'ho studiato, al Riksarkivet, all'Archivio Reale di Stoccolma, e purtroppo a Iesi rimangono solo dei frammenti. È una lunga storia di contese che passa anche vicinissimo a noi. Grazie. Ci sono altre domande? Temo che abbiamo un microfono che può girare, se no si avvicini pure. Sì, venga pure. Tra l'altro, colpevolmente, prima, quando siamo saliti al Paese Alto, ho dimenticato di mostrare. Ma l'ho intervista che ci siamo passati, sì, accanto. Sì, ma c'è qualcosa dentro ancora? Diciamo che la. No, purtroppo no, anzi, è anche a rischio di perdita come patrimonio culturale. Prego. Grazie. Buonasera, io sentendola parlare. Ho ripensato un po' al mio presente, a quello che negli ultimi anni ho visto. Se vieni qui, sì. Stando sui social, comunque. E, lei prima faceva riferimento, no, al distruggere il passato in nome del presente. E, io ho pensato a tutti quegli atti di vandalizzazione di statue pubbliche. Come ad esempio qualche anno fa, se non sbaglio, a Milano fu vandalizzata quella statua di Indro Montanelli, o anche
a seguito comunque della nascita del movimento Black Lives Matter, ecco, negli Stati Uniti si vedevano tutte queste statue buttate nei fiumi, ad esempio. Volevo chiederle dov'è che si ferma, nel senso, il confine morale, cioè fino a che punto è giusto comunque condannare il passato in nome del presente? Grazie, questa è una bellissima domanda, complessissima, che non ha una risposta facile. Intanto, come dire, chi può avere l'autorità morale di dirlo? Bisognerebbe dire chi può rispondere a questo. Quando si commentano fatti come quelli di quella stagione, che io trovo una stagione straordinaria da un punto di vista politico, straordinaria nel senso positivo, una stagione che ha attraversato il mondo dalla parte dei diritti della povera gente, degli ultimi, dei diversi, degli esclusi, bisogna sempre prendere la storia tutta intera. La gran parte delle statue che sono state abbattute negli Stati Uniti e in Europa non erano statue che erano state elevate a quelle persone, a quei personaggi durante la loro vita, ma molto dopo. Le statue, per esempio, dei generali schiavisti, dei generali sudisti della guerra di secessione, che sono state buttate giù, sono state costruite negli anni 20 e 30 negli Stati Uniti del Novecento, anche 40 e 50. Quindi quando si parla di manipolazione del passato, bisogna prenderla tutta e cercare di comprendere. Quelle statue sono state fatte affermando dei valori, cioè sono state fatte usando il passato recente su un piano di contesa politica, e poi sono state abbattute nel piano della stessa contesa politica. Ci sono molti esempi, l'esempio clamoroso è quello di Bristol, una statua di uno schiavista, uno che ha portato probabilmente, sì, Edward Colton, circa probabilmente 100.000 neri nelle sue navi dalle coste africane a quelle americane, facendone morire il 15% nelle stive, e che poi è così ricco che è diventato un grandissimo benefattore. Non si è distrutta la sua tomba barocca nella chiesa, si è buttata in acqua una statua ottocentesca, molto più tarda. Cosa è giusto fare? La statua di Montanelli a Milano è una statua che è stata voluta da un'amministrazione che si identificava nei valori di Montanelli da un punto di vista ideologico. La stessa amministrazione ha, per esempio, negli stessi mesi fatto una statua al fondatore dell'Opus Dei lì accanto. Allora c'è, come dire, una anche lì c'è, è un atto politico fare quelle statue. Di Montanelli ognuno può avere il pensiero che vuole, ma è uno che negli anni 60, no, non parlo di Montanelli, giovane fascista in Africa, molto noto, ma negli anni 60 scrive sul Corriere che i bianchi e i neri non si devono sposare perché questo meticciato porterà cattivi risultati, negli anni 60, e lo scriveva contro Martin Luther King. Quindi, come dire, la statua è un atto politico, imbrattare la statua è un altro atto politico. Ora, il punto è, io credo che sia sano che lo spazio pubblico rimanga un luogo di contesa politica, perché la statua in piazza è l'equivalente laico della canonizzazione cattolica, cioè tu dici, non questo va ricordato, ma questo è un esempio positivo, un esempio morale, è un santo laico, noi lo onoriamo con una statua in piazza. A Napoli è stata coperta di vernice rossa la statua di Umberto I, uno che fece senatore del regno Bava Beccaris, che aveva sparato sui manifestanti a Milano. Il terzo stato di Pelizza Volpedo sono i manifestanti proletari che, risorti dalle sparatorie di Bava Beccaris, che marciano. Quel quadro è fatto contro Bava Beccaris. Si può fare senatore del regno un monumento a un re macellaio, cioè può fare senatore del regno un macellaio e fare una statua a chi lo fa senatore del regno? Si può togliere dalle piazze le statue di Umberto I? Io penso che bisognerebbe parlarne. Tra la distruzione e, per esempio, la musealizzazione, tra la distruzione e l'inserimento di segni diversi, lasciamo Umberto I, ma facciamo intorno un'installazione moderna che ne dia una chiave di lettura. Prima di buttare la statua dello schiavista inglese nell'acqua, avevano proposto di fargli intorno un'installazione che riproducesse, e l'avevano fatta temporaneamente, i corpi dei neri sdraiati nella stiva, mostrando questa sua ricchezza da dove derivava. E questo
Banksy, l'artista, il grandissimo writer, street artist, ha proposto di rimettere, ora la statua sta in un museo peraltro, di rimettere la statua in piazza, ma di rimetterla inclinata, facendo di bronzo anche i manifestanti che la tirano giù con le corde. Allora, abbiamo mille strumenti, che sono quelli artistici, per ripensare al passato. Qui non si tratta di attaccare Sisto V, naturalmente, ma i segni di un passato molto recente che sono essi stessi atti politici. Quando Grégoire diceva smettiamo di distruggere i monumenti, fermiamoci, lo diceva perché sperava, si sbagliava visto quello che succede dopo, ma pensava che la rivoluzione avesse ormai vinto e che quindi, avendo vinto, potesse, come dire, tenere, lui dice a un certo punto, teniamo tutte le statue dei re, facciamo della Francia un grande monumento alla tirannia. Perché non ritorni, non distruggiamo il passato, che è quello che dice Primo Levi, meditate che questo è stato, non dimenticate che questo sia stato. Però, come dire, era una Francia rivoluzionaria che pensava di essere vincente. Ora la domanda è, le masse diseredate che abbattono le statue degli schiavisti, o dei sudisti, o dei dittatori, sono masse che hanno vinto o che hanno perso? Sono, io penso, dei sottomessi, degli sconfitti, degli umiliati di oggi, in una società che dice di avere dei valori democratici ma poi non li pratica. Cioè è la manifestazione della nostra ipocrisia. Allora, questi distruggono perché non hanno vinto, perché i principi che pure noi recitiamo nelle Costituzioni in realtà sono traditi. Allora, è un fenomeno complesso che va preso nel suo insieme, mettendo insieme alla cosiddetta cancel culture della storia dei monumenti quella dei diritti. Perché le due cose si tengono, noi cancelliamo i diritti e poi c'è una reazione. Dunque è un tema di straordinario fascino che penso dovremmo risolvere. C'è tutto il capitolo delle opere fasciste, per esempio. Cosa fare? Distruggerle? Quelle che sono rimaste? Penso di no, io non penso che debbano essere distrutte, neanche onorate possibilmente. Penso che andrebbero contestualizzate. L'altro giorno ho notato che nell'aula magna dell'Università di Siena, non la mia, l'altra università, c'è scritto che quel lavoro del soffitto è stato fatto nel non so più quale anno di Vittorio Emanuele III, re imperatore, Benito Mussolini duce. Ma è grosso così sulla testa del rettore. Fossi io il rettore direi, beh, teniamolo, però siccome intorno c'è un bellissimo spazio vuoto, prendiamo un artista e facciamogli scrivere in un'installazione moderna la dodicesima disposizione transitoria della Costituzione. Che vieta la ricostituzione del partito fascista, non transitoria finale, della Costituzione, che vieta la ricostituzione del partito fascista. Cioè c'è un modo, anche attraverso la giunta e non attraverso la distruzione. Come però spero di aver dimostrato, la contesa intorno al passato è una contesa vitale, che non si potrà mai eliminare, va combattuta possibilmente con la maggiore intelligenza che abbiamo. Grazie. C'è spazio per un'ultima domanda, se c'è, e poi magari chiudiamo. Se non c'è, possiamo tranquillamente lasciare a chi volesse la possibilità di far firmare una copia del libro al professore. Grazie, è stata una bellissima serata. Grazie a tutti e a tutti.